qui c'è Google, giusto? Al piano di sotto c'è Google. Già l'ho capito. State sintonizzati. Ciao. Ma che fate? Di cosa vi occupate? Da video maker. Da video maker. Google, siamo nuovi Google. Effettivamente Google da poco. Ma di che cosa vi occupate esattamente? Beh, diciamo che Google è un motore di ricerca, cioè tutto ciò che ha a che fare con internet. Ah, il motore di ricerca è dove metti, scrivi qualcosa e... È come una magia, scrivi qualsiasi cosa su internet e trovi i risultati, trovi delle informazioni, foto, video. Quindi serve a trovare cose sostanzialmente. Sì, e quanto costa? Quanto costa? Non ci posso credere. Cioè io posso... Le pensieri del futuro. Cioè posso cercare delle cose gratuitamente. Quindi voi risolvete un bisogno senza chiedere in cambio denaro. Pazzesco. Cioè te lo saresti mai immaginato un business model costruito su una roba del genere? Cioè risolvo bisogni gratuitamente affinché poi le persone, il mondo fruisca dei miei servizi in forma completamente gratuita, costruendo su questo tutto, quindi incentrando tutti gli investimenti di marketing, di comunicazione su questo obiettivo. È spettacolare, no? La G rappresenta l'iniziale del, giusto? Google. Ma che significa? Google è 10 alla decima, uno dei numeri più grossi che si possono immaginare. Ma tu hai mai provato a cercare Google su Google? No. Potresti, Google, ecco la risposta. No, che non si può fare. Sei sicuro? Perché implode Google. Ah, perché cerca proprio. Che cosa innesca una ricerca in se stesso, non sai, quando scopri te stesso. Introspezione diventa una ricerca talmente introspettiva che implode e noi implodiamo insieme a lui. Quindi non scrivete, non lo fate, non cercate Google su Google. Adesso tutti lo staranno facendo. Può essere, nemmeno Google lo sa, cioè questo è il motivo per cui crasha, perché nessuno sa in realtà che cosa fa Google. Nessuno lo sa. Nessuno lo sa. E io sono anche un po' impaurito, perché secondo me hanno già mandato qualcuno dell'FBI, sta già indagando su di noi. E siamo andati lì con la telecamera. C'è un signore che ci sta guardando. Sì, Giacomo, ci hanno già inquadrato. Spegni la telecamera. Andiamo via. Ovviamente in questi posti si conoscono sempre dei personaggi comunque un po' fuori dalle righe, che però sono anche quelli che ci piacciono tanto, dobbiamo dirlo. Come ti chiami? Mago Fletcher in arte. E quindi lei era frustrato per questo atto di insubordinazione. Mi perdoni. Sta per fare una magia. Farai sparire questa spilletta. È ricomparsa. Non potremmo fare di più. Spettacolo. Complimenti. Ecco, io vorrei sapere da te che cos'è il digital, cosa sono i social network per lei? La libertà alla fine di muoversi come uno vuole a livello di pensiero. Giusto. Sono anche un pirata digitale. E il web lo permette secondo te? Beh, penso sia il campo più appropriato. Adesso stiamo per mostrare in anteprima assoluta come l'intelligenza artificiale può, in un certo modo, manipolare l'intelligenza umana, l'intelligenza reale, no? Certo. Okay. Allora, qui abbiamo un remote control. Il Fletcher remote control. Brandizzato anche quello. Quindi io premerò una di queste lingue, quindi una di queste bandiere che rappresenta una lingua, e tu cosa farai? E io parto con la versione, spezzone di 30 secondi del film, e poi puoi cambiare. Vado? Giapponese, vai col giapponese. Vado, premo il giapponese. No, prima devi accendere. Ah, devo accendere, giustamente. Se accendo? Sì. Si è acceso. Vado, eh? Giapponese. Ji ujin dato omoana de Christian sekai no doku. Spanish. Io non l'abbandonerò nunca, signor Christian, no jamás. Anche se sconde nel rincon mas lejano del mondo, sempre penetrerás. French. Je vous laisserai jamais du repos, monsieur Christian, pour jamais. Allez vous cacher dans les coins les plus retirés du monde, ça m'est égal. Torinese. Pensenen che mi vlasso, iludivenen, an qualsiasi partus dal mondo, a saria sempre me. Darle... Siciliano. Non facete un giuffà, non pensate che io vi lasso, non babbiate. In ta ogni fetusa tana va mucciate, io ci sogno, darrare a voi auci. Una goda in te mano, aspetta tannic. Veneziano. E ciò che non crede che mi veassa, metteve via che in qualsiasi sporca busa che ve nasconde. Greco.
Minske fite o tita sa fisso. Mina che te tins vieste. Albanese. Mos mendoni se un dotti ulia. Mos mendoni. Romeno. Sanno credit cavelas, no ve in celazzi. Svedese. Io glem nardei oldrig no gonsin. Gotil vardes mochaste ho. Spento. Posso toccarti, sei umano, non sei una macchina. Ti do un abbraccio, è stato fantastico. Io, Mago Fletcher, investito dall'autorità concessami da sua graziosa maestà Re Giorgio III d'Inghilterra, vi omaggio di una Fletcher fan card. Sapete cos'è la Fletcher fan card? No. La carta più inutile al mondo che non vi dà diritto a niente. Hai vinto! Oh, grazie! No, facciamolo vedere. Ottimo. Che cos'è. Hai le idee chiare? Come ti chiami? Sofia. Sofia, hai le idee chiare? Adesso le avrai. Adesso sicuramente. Ciao Sofia. Guru, guru, guru moment! E sono qui con Mimmo senza segreti. Come si diventa ricchi? Tre cose: non dovete fare un video al giorno, non dovete spendere i soldi su Facebook, comprate un mio corso e io vi svelerò come fare questi soldi, ma anche come fare questi soldi, più soldi, vedete? Voi venite da me, comprate il corso e io vi svelerò tutti i segreti del web, perché è giusto. Perché io sono Mimmo senza segreti. Ed eccoci qui tutti e quattro dopo una giornata lunghissima che volge al termine. Vogliamo chiudere questo episodio di Vita da Videomaker leggendo la parola del giorno. E chi la legge per noi oggi? Beh, direi Stefania ed Elisa. Allora, la parola del giorno di oggi è... Estate. Estate. No. Estate. Stagione dell'anno che dura 93 giorni e 14 ore. Dal solstizio d'estate all'equinozio d'autunno. Ah, ecco perché oggi è il 21. Quindi cacchio, oggi è il primo giorno di questa estate 2018. Che cos'è per voi l'estate? Per me l'estate... Allora, la prima cosa che mi viene in mente se penso all'estate. Quanto cacchio parli, Stefania. Due parole. Dai, divertimento. Per me estate è il mare e un'insalata di pomodori. Per me l'estate è l'arena, il cinema all'aperto. È libertà. Noi ci vediamo domani con un nuovo episodio di Via da Videomaker. Ne vedremo delle belle. A domani. Ciao ciao. Ciao.